Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Benedetta Pisano e da tutti noi di Radio Speranza. Oggi è giovedì 17 ottobre e la Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ignazio di Antiochia. Sono stati resi noti i dati di ACI Istat relativi agli incidenti stradali avvenuti nel 2023. Il dato che emerge con chiarezza è che nel 2023 si registra un lieve miglioramento per il numero delle vittime rispetto all'anno precedente e questo è un risultato lusinghiero. Le statistiche provinciali elaborate da ACI e Istat mostrano in generale un lievissimo miglioramento del numero delle vittime, aumentano invece incidenti e feriti. Mentre l'obiettivo 2030 fissato dalla Commissione europea rimane su una riduzione del 50% del numero di vittime e feriti gravi. Entrando più nel particolare, in Abruzzo abbiamo un risultato in netta controtendenza dal momento che è una delle tre regioni in cui si è avuto un sensibile incremento delle vittime, sia in termini di percentuali più 22%, sia in valori assoluti più 13%. Nella provincia di Pescara gli incidenti sono stati 884 più 80, mentre i morti sono stati 16 più 7, mentre i feriti 1127 con un più 73. Entrando ancor più nel particolare, nella sola città di Pescara gli incidenti sono stati 459 con 7 morti e 557 feriti, tutti numeri in aumento rispetto al 2022. Il maggior numero di incidenti nella provincia si è verificato su strada urbana e di questi ben 112 hanno interessato l'investimento di un pedone. Discorso a parte merita il fenomeno monopattini, dal momento che nel 2023 in tutto il territorio nazionale si è avuto un più che evidente incremento di incidenti con conseguenze gravi sui loro conducenti. Gli incidenti salgono a 3.365 del 2023 contro i 2.929 del 2022, con feriti che passano da 2.787 a 3.195, mentre i morti sono 21 e 16 erano stati nel 2022. Altro dato interessante, sempre nella nostra provincia, è che il maggior numero di incidenti è dovuto alla velocità, alla mancanza di rispetto della segnaletica e alla guida distratta, circostanze comunque in linea con la tendenza nazionale. Nella provincia di Pescara, la giornata della settimana con il più alto numero di incidenti e il maggior numero di feriti è stato nel 2023 il martedì, in particolare dalle ore 10 alle 13, e la fascia di età maggiormente coinvolta, quella che va dai 30 ai 54 anni. Tutti questi dati hanno naturalmente anche una conseguenza economica per il paese e i costi sociali hanno un grande impatto sulla finanza statale. La definizione di alcuni dettagli legati alla progettazione esecutiva del raddoppio del primo lotto della tratta ferroviaria Pescara-Roma, le opere compensative e la ripartizione dell'1% dell'importo totale dell'appalto in questione sono state al centro di un incontro che il direttore generale della Regione, Antonio Sorgi, ha avuto con i sindaci di Chieti e Manoppello, Diego Ferrara e Giorgio De Luca, collegati da remoto. L'obiettivo centrato era quello di arrivare ad una posizione condivisa in vista del vertice che entro fine mese avrà luogo a Roma nella sede della Regione con i rappresentanti di Rete Ferroviarie Italiane. Incontro al quale prenderanno parte tutti i sindaci dei territori interessati, sia dal primo che dal secondo lotto dell'opera infrastrutturale. L'altro aspetto riguarda le questioni legate alla realizzazione delle opere compensative e a tal proposito è emersa l'esigenza di procedere in conformità con la strumentazione urbanistica, evitando di andare in variante, in maniera da rimanere coerenti con le scelte effettuate sui territori. La terza questione è quella chiave di riparto dell'1% di queste opere compensative che Reti Ferroviarie Italiane mette a disposizione degli enti locali, che poi decideranno che tipo di intervento realizzare. Nello specifico Sorgi ha chiarito che si tratta di risorse legate ad opere di investimento, ribadendo inoltre che la chiave di riparto, definita nel precedente incontro e quindi condivisa dai comuni
ricadenti sia nel primo che nel secondo lotto è del 70, 20 e 10%. In particolare il 70% è individuato come quota dell'importo lavori che ricade sul territorio, il 20% come percentuale relativa al numero di cittadini residenti coinvolti nel disagio, mentre il restante 10% è relativo al tratto di ferrovia che ricade in area urbana. Ieri pomeriggio si è riunito a Pescara, nel Palazzo della Regione, il gruppo di lavoro Aree Idonee, chiamato a predisporre un disegno di legge da presentare in giunta regionale e successivamente all'attenzione del Consiglio regionale, nel quale definire le aree su cui installare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in considerazione della tempistica prevista dal decreto ministeriale dello scorso 21 giugno, relativo proprio alla disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti e fonti rinnovabili. Il direttore generale della regione, Antonio Sorgi, insieme al consigliere regionale delegato Nicola Campitelli, affiancati dal direttore del Dipartimento Territorio Ambiente Pierpaolo Pescara, oltre ad altri dirigenti e funzionari regionali, si sono confrontati con il direttore dell'ARAP Antonio Morgante e di funzionari di ARTA Abruzzo. L'obiettivo è in sostanza quello di arrivare all'emanazione di una legge regionale che indichi nel dettaglio quali siano le superfici non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili. L'orientamento del gruppo di lavoro è quello di considerare non idonee le aree agricole irrigue, oltre a vigneti, uliveti, frutteti, boschi e tartufaie. Invece le zone idonee restano quelle previste dal decreto agricoltura. Il gruppo di lavoro tornerà a riunirsi nel pomeriggio del prossimo mercoledì 23 ottobre, sempre a Pescara e sempre nel Palazzo della Regione. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha reso nota una dichiarazione sulle somme destinate dalla regione alla città di Pescara in vista del G7. Ha scritto in una nota: desidero ringraziare la regione Abruzzo per le somme che il consiglio regionale ha destinato a Pescara. In queste ultime settimane la città è stata al centro di alcuni interventi di riqualificazione per accogliere i grandi del G7 sviluppo e tutti i componenti del B7 con le delegazioni che li accompagnano. Sono interventi che, come abbiamo già detto più volte, rimarranno ai pescaresi e a tutti coloro che quotidianamente raggiungono la nostra città per motivi di lavoro e di studio, ma anche ai turisti. Pescara è stata scelta dal governo per questo appuntamento di assoluto prestigio e con Pescara è stato scelto l'Abruzzo intero. Come sindaco ne sono orgoglioso e dovrebbero esserlo tutti coloro che sono stati eletti per rappresentare gli abruzzesi a Palazzo dell'Emiciclo. Ai fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il G7 si aggiungono i 500.000 euro della Regione. Questi ultimi andranno a coprire gli investimenti sostenuti dal Comune per fare Pescara più bella e non avevamo dubbi di ottenere il supporto della regione, come già accaduto nelle Marche e come ci era già stato anticipato proprio dalla regione. Governo, Regione Abruzzo e Comune di Pescara si muovono dunque in sintonia, dice ancora Masci, verso un evento dalla portata internazionale. Sono certo che a Pescara i pescaresi saranno all'altezza della situazione, mostreranno al mondo le nostre bellezze e la nostra qualità della vita che tanti ci invidiano. Pescara sarà ammirata in TV e sui social, conclude il sindaco, con un'azione di promozione ineguagliabile, per cui il ritorno non mancherà in termini turistici. Ieri mercoledì 16 ottobre alle ore 9 nella sala consiliare del Comune di Pescara si è tenuto un incontro tra gli studenti degli istituti comprensivi e delle scuole paritarie di Pescara e il sindaco di Pescara Carlo Masci insieme all'assessore alla pubblica istruzione Valeria Toppetti. Un'occasione per confrontarsi sul tema degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e per presentare la campagna europea Insieme per gli SDG che si svolgerà in Piazza Sacro Cuore dal 22 al 27 ottobre prossimi. Ascoltiamo le parole dell'assessore Toppetti. Io credo che i bambini e gli adolescenti debbano essere protagonisti di tutto ciò che accade nella città e consapevoli dei grandi obiettivi e dei grandi bisogni che ci sono nella terra. E il G7 ci darà l'opportunità di parlare con i ragazzi delle scuole della città dello sviluppo sostenibile. Quindi ai ragazzi io ho parlato di questo grande obiettivo, quello dello sviluppo sostenibile, utilizzare oggi le risorse senza precludere a chi verrà dopo di noi a loro volta di utilizzare le stesse risorse. Noi siamo
di passaggio e dobbiamo rispettare noi stessi reciprocamente e il contesto che è intorno a noi. Abbiamo parlato di diritti, della vita, della salute, della libertà, della dignità, dell'autodeterminazione, della sicurezza e della parità, e abbiamo ripercorso i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile che sintetizzano quelli che sono i modi, gli stratagemmi, le strategie per cercare di arginare le grandi disuguaglianze, le grandi aree di povertà, la guerra e sicuramente i problemi climatici che in qualche modo minano la tranquillità nel nostro paese. Il mio obiettivo è stato quello di spiegare loro che non sono tutti fortunati come loro. Il diritto allo studio è una grandissima, ecco, prerogativa, ma non tutti possono studiare, non tutti possono vivere dignitosamente, quindi aprire la loro mentalità e porli in un'ottica proprio di riflessione universale. E siamo ora alle previsioni del tempo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite nel corso della mattinata, ma la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità nel pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi sul versante adriatico, dove non si escludono rovesci sparsi, occasionalmente a carattere temporalesco e in temporaneo miglioramento entro la serata, ma una nuova perturbazione raggiungerà la nostra regione in nottata e nelle prime ore della mattinata di venerdì, ad iniziare dalla Marsica, dall'Alto Sangro e dall'Aquilano, con precipitazioni in intensificazione anche a carattere temporalesco in estensione verso il settore adriatico nel corso della giornata, anche se i fenomeni saranno più frequenti sul settore occidentale della nostra regione. Nel dettaglio, temperature stazionarie o in lieve diminuzione, venti deboli dai quadranti orientali e sudorientali con possibili rinforzi occidentali sulle zone interne e montuose, mare poco mosso con motondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata. Con i dati di Giovanni De Palma, direttore di abruzzometeo.org, noi ci salutiamo. Buona giornata. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.